Ciao ragazzi, sono il signor Arcadine e sono qui per la recensione di un film del 2020 che spacciano per 2021 su Netflix il sabba. Un film sulle streghe, wow, The Witch fatto male. Il sabba. Nick me ne aveva parlato malissimo, in effetti non è un bel film, non è così orrido come pensavo. Andate su a vedere la recensione di Nick Wilde, che è molto spassosa. Cosa parla sto film? Parte lo spoiler, che è spagnolo intanto, diciamo. Io detesto la lingua spagnola, però l'ho visto in originale comunque, non lo so perché. Era meno insopportabile del solito, non so. Il soggetto di questo film è di una banalità imbarazzante, anche se poteva avere qualche risvolto interessante. Comunque, parla di queste ragazze rapite da un villaggio perché accusate di essere streghe da questo tale Curia Spagnola, non mi viene il nome, comunque, del 1600, perché deve bruciare, vabbè. Film fa un po' schifo perché non tanto tecnicamente, scenografie può andar bene, la fotografia può andar bene, la regia semidecente, le recitazioni sono brutte però, questo ve lo posso dire, perché tutto il film è loro che sono rinchiuse e che parlano, no? Talvolta si spezza con le vicende dei persecutori, c'è un finale un po' più movimentato. Ma alla fine, quello che poteva essere davvero un film psicologico, magari tutti in una stanza, un po' ho detto alla The Witch perché è quello il senso. Che tu fai questi cinque che parlano, però ridono, scherzano, ma stanno fin dal rogo. Anche le recitazioni delle attrici non sono all'altezza perché non mi danno il dramma. Cioè, tolto il fatto, lo voglio dire qua subito, non si capisce perché. Questi abbiano accusato le streghe. Sì, diranno qualcuno, ma al tempo si faceva così, ti prendevano e ti processavano. Sì, sono d'accordo, nei regimi. Però è un film femminista, in modo brutto, perché anche se storicamente è accettata questa cosa, c'era sicuramente, però qui non c'è neanche il pretesto. Avessero detto alle ragazze, siete state viste sotto il chiaro di luna nella radura a, che ne so, fare erbe strane, avrei capito. Ok, stanno usando il primo pretesto che vedono così a caso. Sì, c'è una sorta di critica politica al fatto che loro fanno tutto questo per poi prendere i beni delle famiglie. Va bene, ma è troppo. Storicamente non è affidabile. Poi non sono storico, qualcuno mi dirà, ma però io so che ci vuole un minimo di pretesto. Tu fai una cosa un po' strana. Allora, infatti, nell'interrogatorio, cosa succede? Della nostra protagonista, fra virgolette. Là ci sono un paio di dettagli interessanti perché lei tiene le gambe larghe e dice: Ah, segno del demonio, mi stai tentando sessualmente. Oppure, ah, ride maligna, annoti segretario. Quello è interessante già. Il discorso è chiaramente una sberleffa, una parodia di tutto il mondo maschilista cattolico cristiano e a me va anche bene. Però secondo me è troppo spinto. Anche perché questo tale, il capovescovo, arcivescovo, come cazzo sia, fa una roba per portare avanti la trama che non ha senso ed è una macchietta. È davvero trattato con superficialità. Avrei voluto vedere uno scavo psicologico. Ripeto, le attrici non danno la tensione. Questo qua è una macchietta. Il film non è horror, non è thriller, non è psicologico. Tranne la scena finale, ma anche lì è solo una fotografia nera. Su uno sfondo prima colorato, non mi rende la tensione, quello che dovrebbe essere il film. L'unica cosa degna, secondo me, è che talvolta inizialmente ci sono dei leggeri, timidissimi modi per dire: Ma chi è la spia? Perché dovete sapere che ogni volta che una ragazza viene portata, okay, ci sono sempre nuove informazioni. Cosa ti ha chiesto? Cosa fai, cosa non fai, e escono fuori che qualcuno ha firmato, ha confessato, eccetera. Quindi si accusano a vicenda. Ah, sei stata tu, hai fatto questo. Ah, ti sei infiltrata fra di noi per poi dare la prova definitiva che noi siamo streghe, eccetera, eccetera. Quindi quello poteva essere interessante. Lo fanno mezza volta. L'unico spunto viene buttato via perché poi si ride e si scherza. No, ve lo dico chiaramente. Detto questo, ve lo consiglio? Non lo so. Dura poco, quindi questo potrebbe essere l'unico spunto. Se potete vedere qualcosa di horror su Ne horror. Attenzione, no. Vabbè, se potete vedere qualcosa di un'ora e mezza che assomigli a un horror, consigliatemelo.
con delle belle ragazze, questo è il film che fa per voi. Perché... Ho visto alcuni commenti, scusate, che dicono che ad alcune donne potrebbe piacere. Vabbè, è chiaro che gli uomini passano per mezzi rincoglioniti tutti, quindi sì. Spoiler. Sarò breve perché voglio dire solo un paio di cose. Sto cazzo di arcivescovo vuole vedere il rito del sabba sotto i suoi occhi e fanno, insomma, scappare le streghe, perché poi è ridicolo. C'è il prete che vorrebbe fermare tutto, c'è l'autorità, le due autorità che vanno in contrasto, c'è la guardia che si fa fregare, quindi scappano con una scena finale simbolica. Hanno volato, oppure sono state uccise, ma i corpi hanno volato, quindi non erano streghe, ma attraverso il rito lo sono diventate. Sarebbe stato interessantissimo, eh? Peccato che non venga sviluppato dal film, cioè scena finale e basta. Stronzatona tipica di questi film. Pochissimo da dire, è scialbo, un film timido che vuole essere tanto, ma non è niente. Peccato che del 2020 lo sono, era uno dei grandi nomi degli Spike Awards 2021, ma al momento non posso, perché Netflix stesso, di cui mi fido, mi dice che era del 2021, invece no, è del 2020. Cazzo. Ciao. Indovina la citazione, avrei una video recensione dedica su un film che tu fatta da me. La scena è questa: c'è un uomo che sta dormendo in una stanza buia. A un certo punto si rende conto che da una porta comunicante entra un uomo, un altro uomo, vestito di scuro, ecco, e dice subito: "Ma lei chi è?" Si scopre che è un poliziotto. E c'è questo dialogo surreale in cui l'uomo, il poliziotto che è entrato dalla porta, che è di fronte al letto, insomma, gli fa domande al povero Cristo, no? E è sempre più assurdo perché l'uomo cerca di difendersi dicendo: "Ma lei chi è? Non può rompere in casa mia, eccetera, eccetera." Vi dico un paio di domande così da farvi capire il film, anche se qua dovrebbe essere già molto chiaro dopo che darò l'indizio finale. Vertono su, essenzialmente, che cosa sta facendo la ragazza che vive nella stanza da dove esce l'uomo dalla porta comunicante, che è una ballerina di nightclub, si è rientrata la notte, eccetera, eccetera, e poi l'altra sulla vita del nostro protagonista viene accusato dicendo che è in arresto, ma l'uomo non sa perché e chiede spiegazioni, ma questo poliziotto non può dire nulla. L'unica cosa che vi dico, oltre l'indizio, è che l'uomo irrompe nella stanza della donna da cui è venuto il poliziotto e vede che i suoi colleghi di ufficio stanno rovistando per conto sott'ordine del poliziotto, e quindi li manda via, coinvolgendo anche la padrona di casa. Detto questo, avete capito di che film sto parlando? L'indizio è questo: è un film di un notissimo regista della storia del cinema fra gli anni 50 e gli anni 70. È tratto da un capolavoro letterario. Ciao!